Siamo a Mestre, all'hotel Laguna Palace, dove c'è un convegno sulla rigenerazione di Porto Marghera. Qui alla mia sinistra c'è il sottosegretario Baretta, di recente nomina ma di esperienza decennale, pluridecennale, e ancora l'ingegnere Alessandro Bove, che è il coordinatore del gruppo di lavoro che nell'ambito della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto ha studiato questo argomento, di cui oggi traiamo la sintesi con questo convegno. Forse Alessandro è bene che tu dica qualcosa, dopo lasciamo le conclusioni. Noi abbiamo approfittato di questo tema, che è un tema importantissimo, perché abbiamo compreso la sua importanza, che va al di là del fatto di essere ubicato a Venezia, ma si espande sicuramente per tutta la regione Veneto, ma penso che sia un tema addirittura di valenza nazionale. Di certo nel titolo questo si è cercato di riproporlo quando si è parlato di problemi globali e risoluzioni locali, e proprio questa parafrasi dei contenuti proposti da Bauman è un po' la chiave di lettura, ovvero è vero, Marghera soffre dei problemi che sono problemi comuni a tante altre parti all'interno del mondo, legati all'economia, alla crisi economica, alla necessità della nuova sostenibilità, ma deve essere capace di trovare delle proprie vie per la risoluzione, che nascono da cosa? Nascono dalla particolarità dell'uomo e dalle proprie caratteristiche intrinseche e dalla propria cultura. L'urgenza e anche l'importanza della rigenerazione di quest'area è evidente, ma è evidente in maniera semplice: basta prendere Forse Marghera, che è un grande polmone,